Buongiorno, sono tornata tipo dopo secoli con un nuovo video. Allora è arrivata la primavera, io mi sono un po' rimessa in marcia, diciamo così. Troppe cose da fare, ogni volta che parlo mi viene il fiatone, troppa ansia. Ho cominciato a entrare, diciamo, nella full immersion dell'organizzazione del matrimonio, che può sembrare semplice, ma ci sono veramente tantissimi dettagli da decidere, tantissime cose da fare. Insomma, veramente tante cose. E oggi ho voluto prendermi una giornata totally relax, perché sono andata con mia mamma da Primark. Lei non c'era mai stata, l'ho portata. E tra l'altro avevo bisogno di staccare, farmi un giro, non lo so, andare via, non lo so. E fatto sta che siamo andati da Primark. Allora, partendo dal fatto che devo dire che secondo me come riassortimento post weekend il lunedì è un po' nel senso che non c'erano molti tagli di tante cose, e anche quello che c'era non lo so, non mi invogliava. Poi sarò andata un po' io che tra virgolette un po' sconfortata, cioè non avevo granché voglia, però secondo me c'era meno del solito, non lo so. C'erano alcune cose carinissime che avrei voluto assolutamente comprare, invece ho lasciato là. E prima volta dopo anni il mio haul di Primark sta tutto in una borsa. Ebbene sì ragazzi, non ho comprato così tante cose come al solito, strano ma vero, però non avevo neanche voglia di spendere soldi per cose che magari mi piacevano però in questo momento non mi servivano, quindi insomma un insieme di cose mi hanno fatto spendere meno. Quindi cominciamo, perché comunque c'ho un po' di roba. Allora, cioè, questo è il volantino della Roma Line che non c'entra un cazzo. Ma stavo guardando i pavimenti. Ah, tra l'altro ci sarà più avanti, credo tra un mese circa, il video della ristrutturazione della stanza giù, in cui costruiremo la lavanderia e lo studio, che adesso cominciamo a procedere, diciamo, a un ritmo un po' più sostenuto con la ristrutturazione, che però appunto porta via tempo, quindi mi porta via tempo per fare altri video. Ma come vi avevo già detto in un video precedente, non voglio più fare video solo per fare video, voglio parlare solo di cose che mi piacciono, e quindi questo comporta a mettere meno contenuti, però vabbè. Dopo questa premessa, ho chiacchierato un sacco, continuiamo con questo haul di Primark. Allora, è uscito da pochissimo Dumbo, io non so se siete andati a vederlo al cinema, andate assolutamente a vederlo, è troppo 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 bello, a me è piaciuto tantissimo. Speravo di trovare molti molti più gadget, effettivamente tante cose che avevo visto online non c'erano, e però ho assolutamente dovuto comprare questa t-shirt Don't Just Fly Soar con il piccolo Dumbo. È semplicissima rosa con lo stemma, come piacciono a me, un po' come quelle che ho creato. Infatti non so in che ordine vi pubblicherò i video, però vi pubblicherò dei video in cui faccio vedere come creo le t-shirt, come creo candele personalizzate, come creo un po' di cosine che ho fatto ultimamente di do it yourself. Quindi ci sono tanti video in uscita, promesso, un po' alla volta verranno fuori tutti. Ho comprato questi shorts. In realtà sono tipo, allora, adesso c'è questa terribile moda dei pantaloni da ciclista usati per andare in giro. A me non è che fanno impazzire, anzi non piacciono per niente, però li trovo molto comodi. Effettivamente per andare a fare un giro in bici in queste giornate di primavera, andare a fare una passeggiata al parco, poter essere liberi di giocare a palla, sono molto comodi. Con la scusa che hanno fatto uscire questi shirts come fosse una moda, ne hanno fatti anche di un po' più lunghi, un po' più corti, sempre con lo stesso materiale, diciamo dei leggings. E io utilizzo questo tipo di pantaloncini per non strusciarmi le cosce. Allora, non cosce, ma cosce. Problema di tutte le persone che non pesano 36 kg più o meno, o comunque chi come me non è propriamente magrissimo, è quello che se andate in giro d'estate con un vestito o una gonna, le cosce si strofinano e fa un male boia, brucia da morire. Quindi magre non sapete neanche la fortuna che avete, e sono costretta a mettermi sempre i pantaloncini sotto alle gonne, sotto ai vestiti. Lo faccio comunque regolarmente, solitamente sempre,
anche per girare un po' più tranquilla in caso di vento, e questi devo dire che sono veramente ottimi. Solitamente nei negozi dove vedono mutande, diciamo, li vendono, però per 3 euro, mai trovato un prezzo così basso, direi che funziona alla grande. Spero siano sufficientemente lunghi in questa zona, però mi sembra che ci siamo come lunghezza. Vedremo quest'estate. Ho comprato un'altra di queste bustine. La prima si era rotta, mi aveva abbandonato. Questa volta ho deciso di comprarla rosa, ho provato a cambiare colore, vediamo se vi tenta, sarei più fortunato. Scappate. Mi serve per il lavoro, quindi ho provato a comprare un'altra, speriamo duri di più. Giare cosmetiche. Queste non le ho comprate, non so come siano scivolate all'interno della mia borsa, non le ho mai prese su. Le etichette colorate sicuramente le utilizzerò per mettermi qualche cremina da portarmi in giro anche per il tatuaggio. So già come sfruttarle. Comunque, permetto, non le avevo, giuro, non le avevo prese e sono sicuramente scivolate dentro in borsa quando ho preso un'altra cosa di cosmetica, però vabbè, non importa, ci va bene lo stesso. Ho comprato per 5 euro i leggings basici, neri, quelli a vita alta. Vediamo come mi trovo con quelli di Primark, perché io consumo leggings come niente, cioè non so ragazzi, ma si volatilizzano. Quello che avevo preso nel carro di cosmetica, vediamo se lo ritrovo. Ta-da! Sono questi. Praticamente sono 5 spugnette per make-up. Io credo che siano quelle per mettere il fondotinta in realtà, però sono in microfibra e sono molto molto soffici. Tra l'altro aspettate che voglio aprirne una pochina per vedere. Sono, costano 1,50 euro e sono all'interno 5, mi sembra. 2, 3, 4, 5, sì. E io l'hanno sigillato il pacchetto. E sono molto molto soffici. Sono quelle per mettere le ciglia e il fondotinta. Io volevo provare a utilizzarle, idea pazza, per struccarmi con il latte detergente. Adesso sono abbastanza morbide. Poi le metto tutte in una retina, le lavo in lavatrice e le posso riutilizzare all'infinito. Perché questa cosa appunto di essere clean eccetera mi ha un po' preso la mano e ho visto che tanti usano questi panni fatti con la microfibra per struccarsi. Alla fine questa è microfibra. Vedrò quanto bene si riesce a lavare in lavatrice e igienizzare, e se è un'alternativa valida, perché per 1,50 euro è un ottimo prezzo. Tra l'altro, se lo fate anche voi, ditemelo qui sotto, perché anche qualsiasi idea green che abbiate, io la cerco. Ho preso poi queste lime troppo carine, sono tutte di Dumbo anche queste, e mi servivano tantissimo le lime, tra l'altro, e quindi ne ho approfittato. Ce ne sono 4 all'interno, una con scritto Let's Fly con il Dumbo in alto, una rosa, una bianca e nera e una con tutti i piccoli Dumbo. Mi piacevano tantissimo, inoltre magari quando le ho finite le terrò come decoro le due disegnate sulla stazione beauty che ho. Ho poi preso due profumature per la casa. Uno è il profumo di Sea Salt Mist, sono quelli con i legnetti, che è la stessa profumazione di cui avevo acquistato lo spray l'altra volta, quindi sono andata sullo stesso profumo. Ne ho preso poi un altro invece che è Pink Lemonade. Mi veniva Lemon and Pink. Questo dura fino a 4 settimane, questo 8. E non lo so, volevo provarli assolutamente. Adesso che arriva l'estate, ovviamente. Ciao ciao candele, perché fanno troppo caldo e taglie dei diffusori. Ho preso un altro paio di ciabattine. Le prime che avevo preso, cioè le ultime che avevo preso, che erano quelle col pelo, si sono letteralmente disintegrate. E queste invece per 6 euro sono la versione secondo me più estiva. Essendo tutte in plastica, posso usarle anche per andare in piscina al mare. E anche sono veloci da lavare, le lavi, le sciacque, si asciugano subito perché è plastica. E con tutte le borchiette sono pure carine. Azzurrine, per caso, vanno sempre bene. Ho preso una mega candela a lanterna e non è aromatizzata. Questa è molto grande e costa solamente 2,50 euro, che ce lo trovo un prezzo bassissimo, perché devo fare delle candele personalizzate per il matrimonio, per me e Luca, e quindi ovviamente andrò a farci tutta la stampa sopra, tutta la decorazione. Mi serviva un cerappello grande. Ho poi preso un bel po' di maschere. Allora, aspettate che vi faccio vedere le novità, perché ce ne sono alcune che mi ispirano tantissimo. Allora, la prima è idratante,
ed è una maschera in crema al watermelon, ovvero all'anguria. Cioè, troppo figa. E di estate intendo usare parecchi mascheri, da tanti, perché non mi piace tanto usare le creme. Sono un po' per le creme in estate, ogni tanto mi dimentico di applicarla, ogni tanto non ne ho assolutamente voglia. Quindi dai, e dei mascheri idratanti che aiutano un po' a rinfrescarsi adesso che arriva la stagione un po' più calda, e anche a lasciare la pelle bella bella morbida, soprattutto con i misoli. Tra l'altro, io non so se si nota tipo la differenza tra viso e collo, ma a me sembra di essermi già un po' in faccia, veramente abbronzata. E queste erano due. Ho ripreso queste all'olio di argan, le maschere capelli, che mi sono piaciute tantissimo. Secondo me le maschere capelli di Primark sono efficaci, e visto che arriva l'estate, armarsi di maschere per i capelli assolutamente. Poi non l'avevo mai trovata e ho deciso di provarla, è la maschera antistress alla rosa, che un po' di relax mi serve. E questa è sempre in crema, credo, perché sembra che è morbida e non è in tessuto. Ho preso poi, aspettate perché queste sono tutte nuove, quindi questa è conditioning mask per la faccia, conditioning di solito per i capelli, però vabbè, al sale del Mar Morto. Sarà sicuramente purificante. Poi ne ho preso un'altra sempre idratante, è sempre in crema ed è una maschera al cocco. Poi questa linea qua ha delle profumazioni intensissime, quindi mi aspetto delle maschere di un profumo, anche quella al melone è fantastico. Ho preso questa, che è la cosa più strana che io abbia mai visto, e cioè è una maschera idratante e sempre che rende la pelle morbida, gelatinosa, al cocco. E non so come farvela vedere in videocamera, ma è gelatina, slime, è una cosa wow. Ovviamente le proverò tutte in diretta su Instagram, quindi non dimenticate di seguirmi. E poi ho provato. Ho poi voluto provare questa linea qui, che non avevo mai provato, e sono le Golden Galaxy, Twilight Galaxy e Cosmetic Galaxy. Sono tutte maschere metalliche, quindi mi aspetto dei colori wow, e se lo sono wow, faremo le crema primer. Una è peel off con il retinolo, vitamina E, bergamotto, per la pelle liscia, per lasciare la pelle liscia. L'altra è sempre peel off con vitamina C, ginseng, bergamotto, e anche questa per la pelle liscissima. Sono tutte per lasciare la pelle più liscia e luminosa. Questa è sempre con ginseng, bergamotto. Quindi che cazzo mi ascoltate? Vabbè, non lo so, lo scopriremo poi. Comunque va bene per tutti i tipi di pelle, fabbricato in Corea, e ci aspettiamo dei colori super wow. Ultimo pezzo, ma non per importanza, una bellissima borsa Disney. Questa mi piaceva tantissimo, è molto semplice, con il bottoncino, ma la trovo davvero carina, con tutti i topolini e le farfalline. Cute! Per tutto ragazzi, per il mio video, ci vediamo al prossimo episodio, puntata, video, quello che è.